Buongiorno e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Cinformi News. Il visto nazionale di lunga durata in corso di validità consente a tutti i cittadini stranieri non comunitari, regolarmente soggiornanti in un paese dell'area Schengen, di entrare e soggiornare per periodi massimi di 90 giorni a semestre in tutti gli altri paesi dell'area, anche se sono in attesa del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno. Lo provvede il nuovo regolamento dell'Unione Europea entrato in vigore il 5 aprile scorso. Le nuove disposizioni riguardano i 26 paesi che applicano integralmente l'accordo di Schengen. Restano esclusi Regno Unito, Irlanda e Danimarca. La discriminazione si combatte anche attraverso il web. Vittime o testimoni di episodi di discriminazione, sia di natura razziale che di altro tipo, possono segnalare il fatto con un click attraverso il servizio online offerto dal nuovo sito dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali del Dipartimento per le Pari Opportunità, all'indirizzo www.unar.it. La segnalazione può essere fatta dalle home page del sito direttamente in tutte le lingue, gratuitamente 24 ore su 24. L'UNAR monitora la discriminazione anche su media web attraverso un osservatorio che raccoglie le segnalazioni su contenuti discriminatori in articoli, siti e blog, su internet e servizi radiotelevisivi. Una fotografia della condizione dei richiedenti asilo e rifugiati che durante il 2009 si sono rivolti alla sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati. Il quadro è offerto dal rapporto annuale 2010 del Centro Stalli. Nonostante la flessione del numero delle domande d'asilo presentate in Italia, i migranti che si rivolgono al Centro Stalli continuano ad aumentare. Oltre 19.000 persone hanno frequentato la mensa e il numero delle richieste di assistenza nella ricerca del lavoro e dell'alloggio è cresciuto del 60% rispetto all'anno precedente. Secondo Stalli, la crisi economica ha colpito in modo particolare i più vulnerabili. Anche i rifugiati che da tempo avevano intrapreso un percorso di autonomia sono dovuti rientrare nel circuito dell'assistenza. Dare una nuova anima e nuova vita al parco di Piazza Dante a Trento, rendendolo più bello e vivibile. Sono alcuni degli obiettivi della manifestazione Anima Dante che si svolge fino alla fine di ottobre 2010. Il progetto è promosso dal Comune di Trento in collaborazione con il Centro Informativo per l'Immigrazione della Provincia, Consolida, Fondazione Comunità Solidale e RISC, Centro di Ricerca per la Valutazione del Progetto. Il Cinformi gestisce la prima settimana completa di ogni mese del periodo in cui si svolge la manifestazione. Dal lunedì al venerdì viene allestito uno sportello informativo rivolto agli immigrati e agli italiani. Il sabato si svolge invece la giornata delle associazioni in cui si possono conoscere culture del mondo attraverso stand informativi e spettacoli proposti dalle associazioni. Anche per oggi è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.